Ciao, vediamo come creare un biglietto da visita con Adobe Illustrator in pochi semplici passi. Dunque, innanzitutto andiamo su File, Nuovo, creiamo il nostro documento e impostiamolo in questo modo. Possiamo naturalmente nominarlo, poi cerchiamo il profilo stampa. Dopodiché diamo due tavole da disegno che corrisponderanno al fronte e al retro. Poi diamo una spaziatura tra una tavola e l'altra, che può essere tranquillamente quella di 7,6 mm o anche di più. Naturalmente due colonne, possiamo poi disporre se le colonne devono essere visibili in verticale o in orizzontale, dopodiché diamo la dimensione standard di 85 mm di larghezza per 55 di altezza, orientamento verticale o orizzontale a seconda delle nostre esigenze. Quindi a seconda che la larghezza debba essere di 55 o di 85, poi diamo un'abbondanza di 3 mm, quindi per proteggerci dai problemi di taglio in fase di stampa. Metodo di colore naturalmente quadricromia, CMYK, per 300 pixel per pollice e diamo l'ok. Bene, a questo punto per comodità possiamo spostare con lo strumento tavola da disegno quella che sarà la tavola del retro del nostro biglietto da visita al di sotto del fronte, in questo modo. Il margine rosso corrisponde appunto alle abbondanze. Ora attiviamo i righelli e andiamo a dare un margine anche interno per proteggerci ulteriormente dai eventuali tagli in fase di stampa. Mettiamolo a 3 mm da sinistra e da sopra. Facciamo uno zoom per essere più sicuri. Ora la stessa cosa naturalmente la andiamo a fare anche verso la fine del documento. 85-82. Lo stesso lo facciamo qui giù. 55-52. Ora con lo strumento selezione seleziono le due guide e le vado a copiare e incollare qui sotto, in modo da avere gli stessi margini interni anche per quanto riguarda la tavola del retro. Poi avvicino per verificare l'esattezza. Ok. Chiamerò questo livello guide. Poi vado a creare un nuovo livello e lo chiamerò fronte. Qui inserirò tutti gli elementi che riguarderanno il fronte del biglietto da visita. Cominciamo il nostro lavoro. Innanzitutto, per comodità, ci conviene creare due quadrati che conterranno appunto i colori che noi utilizzeremo. Possiamo naturalmente anche farlo successivamente o non farlo proprio. In questo caso, però, io preferisco dare già dei colori, diciamo così, di partenza, che mi aiuteranno a orientare meglio l'aspetto cromatico del file. In questo caso io preleverò i colori da un logo che ho precedentemente creato, naturalmente fittizio, per una società fittizia, e adotterò quei colori per il biglietto da visita. Nel pannello colore, naturalmente mi assicuro che sia attivata la modalità quadricromia, dopodiché vado a inserire il mio codice, che può essere naturalmente il codice dei quattro relativi colori, oppure semplicemente il codice esadecimale. Bene, io lavorerò con questi tre colori. La prima cosa che faccio, vado a dare uno sfondo al fronte. Seleziono lo strumento rettangolo, disegno un rettangolo e lo faccio coincidere con i margini anche esterni. Dopodiché, con lo strumento contagocce, vado a selezionare il colore di sfondo, che è questo riquadro qui. Bene, a questo punto, per sicurezza, vado a bloccare il livello dello sfondo. Ora inserisco il mio logo nella parte sinistra del fronte. Bene, una volta inserito il logo, lo vado a posizionare più o meno nella parte centrale, tenendo conto che progetterò il mio biglietto da visita dividendo il fronte in due sezioni, la sezione di sinistra e la sezione di destra, dove inserirò le informazioni di testo che riguarderanno i contatti appunto della persona.
Vado quindi a delimitare la zona del fronte in due parti esattamente uguali. Quindi da 0 a 85 cercherò appunto la metà, 42 e 5, qui. Questa guida mi aiuterà appunto a dividere le due sezioni, sinistra e destra. Ora con lo strumento penna vado a disegnare una forma che parte più o meno da questa zona, attraversa la metà e arriva a quest'altra zona in modo da più o meno corrispondere con la parte centrale del biglietto. Dopodiché attribuirò anche un colore in questo modo. Poi con lo strumento contagocce vado ad attribuire un colore di sfondo a questa sezione. Dopodiché vado a bloccare questa sezione in modo da poter lavorare con comodità. A questo punto vado a inserire un riquadro con un effetto ombra dove inserirò il nome della persona a cui corrisponde questo biglietto da visita. Quindi utilizzerò semplicemente lo strumento rettangolo, mi posiziono qui. Naturalmente ogni forma io la vado a far coincidere con la fine del margine esterno, proprio per essere sicuro di tutti gli eventuali margini di ritaglio. Dopodiché gli vado a dare un colore di sfondo come questo. Poi con lo strumento penna vado a disegnare un triangolo che coincide con questi lati e che naturalmente farò più scuro di questo giallo, in modo da consegnare un effetto ombra realistico a questo rettangolo superiore. Adesso con lo strumento testo vado a inserire il nome . Mi assicurerò naturalmente che il nome sia all'interno anche dei margini interni che sono delimitati da queste guide. E ho usato un Open Sans Bold 15 punti di dimensione, è una crenatura, quindi una distanza tra i vari caratteri di meno 25. Naturalmente qui è soltanto l'imbarazzo della scelta, io posso anche farlo più piccolo, per esempio di 14, e lo faccio coincidere qui. A questo punto, con una guida, mi posiziono qui in modo da delimitare questa colonna dove saranno depositate e quindi inserite tutte le informazioni. Al di sotto di questo rettangolo vado a inserire la categoria. Naturalmente la voglio distinguere e la farò di 10 punti. E la farò coincidere con il termine del rettangolo grande. Naturalmente mi aiuto con la guida proprio per avere un allineamento molto preciso. Bene, adesso in maniera equidistante andrò a inserire tre dati, quindi tre informazioni: telefono, sito e mail. Io posso utilizzare i simboli messi a disposizione da Illustrator, quindi dalle sue librerie. Andando su Simboli, apri Biblioteca Simboli e Icone Web. Posso prelevare naturalmente le icone del cellulare, della mail, del sito web, quindi della home page, oppure posso prelevarle dai siti di settore che sono presenti sul web. Cominciamo con il cellulare, quindi la seleziono, la porto qui. Questo è un simbolo, quindi per poterlo modificare farò doppio clic. Lo vado a selezionare. Con il tasto Shift e il clic del mouse premuto lo vado a ridimensionare in modo da averlo una dimensione più accettabile che corrisponde più o meno alla dimensione della categoria, in modo naturalmente proporzionale, e la vado a posizionare qui. Poi torno indietro e prelevo un simbolo che posso adattare alla home page. Anche qui vado
Faccio doppio clic e lo ridimensiono allo stesso modo, shift più clic del mouse. Naturalmente mi assicuro di selezionarlo per intero. Quando lo vado a ridimensionare, per comodità lo posso portare sul symbol del cellulare in modo da avere una dimensione simile. E lo posiziono in maniera equidistante al di sotto. Infine, preleverò il simbolo della mail. Anche qui naturalmente lo vado a ridimensionare in maniera equa rispetto alle altre due icone. Naturalmente posso definire la distanza precisa tra i tre elementi anche grazie all'utilizzo delle guide orizzontali attraverso questa distanza. A questo punto, sempre con l'aiuto delle guide, vado a definire una distanza tra le icone e le informazioni di testo. Dopodiché, con lo strumento testo, vado a inserire le mie informazioni di contatto. In questo caso ho utilizzato sempre l'Open Sans, modalità regular, dimensione 8 punti, e poi posso anche farla leggermente più alta, per esempio 105%, e la vado a posizionare esattamente qui, in modo da far coincidere il testo con l'angolo generato dall'incrocio di queste guide. Trascino altre due guide, poi per mantenere la stessa formattazione adottata finora vado a selezionare, copiare e incollare il testo del numero di telefono al di sotto e lo sovrascriverò con il sito. E poi mi assicuro naturalmente che sia ben allineato. Dopodiché andiamo a co selezionare, copiare e incollare quest'altro blocco di testo, lo posizioniamo qui in modo da allineare anche questa terza riga, poi lo andiamo a sovrascrivere con l'indirizzo email in questo caso. Ed ecco il nostro fronte. Poi naturalmente possiamo nascondere le guide in modo da avere un'idea di come sta avvenendo, insomma, il risultato finale. Bene, adesso andiamo a lavorare sul retro e ovviamente utilizzeremo lo stesso sfondo che c'è sul fronte, quindi lo vado a sbloccare, lo seleziono, poi vado a creare un nuovo livello, lo chiamerò retro, dopodiché lo copio, lo incollo e lo trascino al di sotto, esattamente all'interno dei margini anche esterni. Dopodiché trascino il tracciato nel livello del retro. Poi mi assicuro naturalmente che sia tutto perfettamente coincidente con i margini esterni, dopodiché lo vado a bloccare. Ora faccio lo stesso lavoro con il logo, lo seleziono, lo copio e lo incollo qui. Naturalmente però devo portarlo nel livello del retro, al di sopra dello sfondo, in modo da poterlo visualizzare. Anche qui lo vado a ridimensionare, però naturalmente in maniera più grande. In questo modo. Poi dal pannello Allinea lo allineo alla tavola di disegno in modo centrale. In questo modo. Ora voglio dare un effetto, diciamo così, opacizzato della parte iconica del logo, quindi solo del pittogramma. Perciò vado a selezionare soltanto la parte del pittogramma con lo strumento di selezione diretta. Poi con lo strumento selezione vado a fare una copia. Trascino una copia di qua. La vado ad ingrandire in modo da far coincidere la parte bassa e la parte alta con i margini superiori e inferiori di abbondanza.
E naturalmente però faccio in modo di farlo coincidere più o meno a metà. Ora però la voglio riflettere perché la parte che voglio visualizzare all'interno del retro è la parte soltanto della curvatura e non, diciamo così, dell'occhietto. Quindi vado a fare una riflessione orizzontale in questo modo. Poi vado a copiare e incollare di nuovo la figura e anche qui una nuova riflessione in questo modo, facendo attenzione naturalmente a mantenere la stessa distanza rispetto al logo centrale. Dopodiché seleziono entrambe le figure e vado a dare un'opacità del 10. In questo modo. Bene, il nostro biglietto da visita è terminato. Ora non ci resta naturalmente che salvarlo in formato PDF. Prima però il mio consiglio è quello di andare a tracciare i testi, quindi andiamo a selezionare tutte le parti di testo. Per comodità potremmo naturalmente andare a fare una copia di ognuno, selezionandoli dal pannello livelli e andando poi a nascondere i testi originali. Dopodiché, con i livelli di testo copiati, andiamo sul menu Oggetto, Espandi, espandiamo sia l'oggetto che il riempimento, clicchiamo su OK. In questo modo ci assicuriamo una stampa fedele nel momento in cui andiamo appunto a stampare il file. Dopodiché andiamo su File, Salva con nome e scegliamo il formato PDF. A questo punto ci conviene definire alcune impostazioni prima di effettuare il salvataggio finale, informazioni che ci vengono appunto fornite da questa scheda di salvataggio. Possiamo mantenere le funzioni di modifica in Illustrator nel momento in cui esportiamo il file e poi magari lo lavoriamo successivamente ancora, oppure possiamo evitare modifiche da parte di terzi, semplicemente selezionando o deselezionando questa opzione. Poi possiamo andare a deselezionare la possibilità di comprimere testo e grafica al tratto, quindi di non diminuire il peso della grafica e quindi la risoluzione e la qualità anche naturalmente degli elementi grafici presenti all'interno del biglietto. E naturalmente per quanto riguarda la sezione indicatori e pagine al vivo ci conviene sempre mantenere selezionata questa opzione. Dopodiché salviamo il PDF. Ed ecco il nostro biglietto da visita nel formato PDF. Naturalmente questa visualizzazione comprende anche i margini di 3 mm, i margini esterni, quindi visualizziamo anche la parte, diciamo così, che può essere soggetta al taglio, fronte e retro. Bene, iscriviti al canale se non vuoi perderti i prossimi video, ti ringrazio e alla prossima, ciao!